appunto vinto questo bando. Si tratta di combattere la povertà educativa. Il nostro movimento, che è nato a Lucca, tra l'altro proprio in questa zona, le prime scuole furono all'inizio del 2000 a Santa Maria Colle, che ora sono un pochino, si sono defilate, e a Nave, dove ancora c'è una realtà significativa, ma anche a Nozzano. Io ero direttore didattico all'epoca, anzi ero già dirigente, perché nel 2000 siamo diventati dirigente del ciclo didattico numero 7. Quindi la cosa è partita qui da Lucca, dal comune di Lucca, piano piano, tramite il passaparola, le scuole non hanno gli uffici marketing, si è espansa in tutto il paese e abbiamo anche dei riconoscimenti. Abbiamo circa 230 istituti in tutta Italia, dalla Lombardia al Trentino fino alla Calabria, Sicilia, e anche dei riconoscimenti internazionali. Abbiamo avuto modo di presentare la nostra iniziativa in Finlandia, in Austria. Io sono stato con una bellissima esperienza di cooperazione internazionale, proprio perché facente parte del movimento Senza Zanno in Repubblica Dominicana per aiutare la scuola locale. E ho avuto modo di andare negli Stati Uniti e conoscere anche aspetti sia del mondo scolastico sia della realtà straordinarie e mega galattiche, come recentemente mi è capitato in California, la Apple a Cupertino, che hanno questa attenzione interessante per quanto riguarda il settore education, come dicono loro, e andare lì si capisce ancora meglio dove possiamo immaginare possa svilupparsi la nostra società, ma anche sistemi scolastici. E mi viene in mente l'ultimo libro di Baricco, leggo due frasi: magari andrà avanti così, dice The Game. Se qualcuno è interessato agli sviluppi del terzo millennio, consiglio The Game di Baricco. Dice: magari andrà avanti così ancora per decenni, dice della scuola, ma certo che il giorno in cui a qualcuno verrà in mente di rinnovare un po' i locali, noi un po' lo facciamo. Le prime cose che andranno al macero dritte dritte saranno la classe, anche banchini monoposto, la materia, l'insegnante di una materia, l'anno scolastico, l'esame, strutture monolitiche che vanno contro ogni inclinazione del game. Il game sarebbe il nuovo scenario, si chiama i rivoluzionari digitali, che appunto hanno origine nella famosa, per qualche verso, cultura di Woodstock, e che poi presero piede nella Silicon Valley. Tra l'altro lì detto un contributo straordinario, un nostro compaesano che non ci ricordiamo, che è l'inventore e microprocessore Federico Faggin. Qualcuno, io invito sempre a leggere la sua biografia, perché è straordinaria la vita di questa persona tuttora vivente, e per le riflessioni che fa proprio sull'era digitale. Ma questo è per dire che il nostro movimento, così diffuso con riconoscimenti internazionali, si ispira poi a un'italiana, che è Maria Montessori. Maria Montessori, io dico, e cerco anche di spiegarlo ai dirigenti e agli insegnanti del nostro movimento, ma anche ai convegni dove sono invitate, alle iniziative, alle cose che cerco di scrivere, Maria Montessori aveva un'idea straordinariamente attuale della scuola, che io metto, la connetto a quella che chiamo il modello dell'artigiano. C'è un grande sociologo ancora vivente, Richard Sennett, che ha scritto il libro L'uomo artigiano, è un libro di qualche anno fa. Questo sociologo riflette sulla società, sul mondo, sulla globalizzazione, sul mondo del terzo millennio, e parla del paradigma dell'uomo artigiano. Ma Maria Montessori, all'inizio dello scorso millennio, dello scorso secolo, ecco, lo sa benissimo Ilaria Vietina, comincia a inventare, a strutturare queste scuole. E come le struttura? Le struttura con l'idea, anche se non lo dice,
della bottega dell'artigiano. Cioè l'insegnante, la prima azione che fa non è insegnare, non è attivarsi per realizzare un programma, per dispensare nozioni, informazioni e conoscenze. Organizza un ambiente in modo ben strutturato, con attenzione ai particolari, che sono particolari architettonici, lineetta, didattici. Per che cosa? Per quello che ad esempio diceva prima Giulia Dagliana, creare l'autonomia dei bambini e dei ragazzi. La nostra scuola, quella che critica Alessandro Baricco, ma che era già criticata lo scorso millennio non solo da Maria Montessori ma da John Dewey, ma qui siamo nel fine 800. Se voi leggete John Dewey, Scuola e Società, trovate le critiche di Maria Montessori, di Brunner e di Baricco. Non siamo andati avanti, o perlomeno siamo andati avanti di poco, perché la nostra scuola non è organizzata, ad esempio, per stimolare, suscitare l'autonomia, l'indipendenza dei ragazzi. I nostri ragazzi più crescono, pensate ad esempio, Baricco dice della campanella, anche una seguace di Maria Montessori, Ellen Parkhurst, criticava la campanella. Alcuni autori di ambiente anglosassone descrivono la scuola come una struttura definita da cells and bells, celle e campanelle, dicendo che la campanella è un po' il portato, il retaggio della fabbrica tailoristica dei primi del Novecento, della fine dell'Ottocento. Noi abbiamo ancora la campanella che scandisce gli orari, frantuma l'attività, definisce e balcanizza le discipline di studio. Oggi non è pensabile che nella scuola di base ci siano indicazioni nazionali che prevedono ben 13, credo che sia uno dei pochissimi casi nel mondo, ben 13 discipline. Se noi andiamo a leggere le indicazioni nazionali, dovrebbe la scuola occuparsi di 6 storie a un ragazzino di 10 anni. Storia della Chiesa, che c'è anche storia della salvezza, poi c'è storia della musica, c'è storia dell'arte, bisognerebbe insegnare anche un po' di storia delle scienze, e poi, udite udite, c'è anche la storia. Quindi noi, un ragazzino di 10 anni, ma anche nella scuola primaria, ora le nostre sono indicazioni, ma purtroppo i nostri insegnanti le prendono alla lettera, perché sono indicazioni. Infatti Laria dice, ma attento, sono indicazioni, però le prendono alla lettera. L'altro giorno parlavo con un insegnante di educazione artistica, dico, ma guardi, non insegni storia dell'arte, tanto la riprende a storia, sicuramente parlerà di Donatello, di Leonardo e compagnia cantante. Ma no, sono autori importanti, ma lei insegni a disegnare, che hanno bisogno un po' di lavorare con le mani. Ma no, anch'io devo fare un po' di storia dell'arte, poi vedremo se riesco a connettermi con l'insegnante di storia. Ma guardi, poi la storia dell'arte è legata un po' alla storia della Chiesa, e quindi magari troverò anche una connessione. Ma io dico, per me basterebbe solo un insegnante che insegna storia. Noi siamo in una... Allora, tornando allora al disco Maria Montessori, questo, la balcanizzazione dei saperi, poi cosa come uno degli esiti grossi è il disorientamento dei ragazzi e la creazione ulteriore di un sistema di dipendenza. Maria Montessori aveva spiccato il senso dell'autonomia e della indipendenza dei ragazzi, dicevo, della bottega artigiana. La prima azione era organizzare la bottega, non insegnare. Organizzare la bottega in modo che gli apprendisti potessero lavorare, giocare, fare attività in un ambiente che riconoscevano come proprio e dove erano leggibili i percorsi di lavoro, i compiti da realizzare, il lavoro da fare. Questa è la cosa straordinaria di Maria Montessori. Ma perché è interessante per il terzo millennio?
perché i ragazzi stanno imparando da soli a prescindere dalla scuola. Pensiamo agli aggeggi che hanno in mano, da questo al computer, internet, la televisione, la possibilità che oggi hanno di viaggiare, che non esisteva già ai tempi miei, cioè 50 anni fa le possibilità di viaggio che hanno oggi i nostri ragazzi erano quasi del tutto impensabili. I progetti Erasmus per gli universitari non esistevano. Stanno apprendendo in un ambiente che è stato costruito in modo tale, quasi fosse una grande bottega artigianale il nostro mondo, dove ci sono vari stimoli, varie occasioni, una molteplicità di opportunità. Quelli che Baricco chiama i rivoluzionari digitali, quelli che hanno lavorato soprattutto nella Silicon Valley, tuttora ci lavorano, ma anche l'inventore del web, Tim Lee Berners, hanno creato degli oggetti, hanno realizzato dei prodotti che hanno cambiato il nostro modo di essere e ci hanno dato delle opportunità. Poi discuteremo che ci sono anche le luci, insieme alle luci ci sono anche le ombre, d'accordo, ma nessuno fa a meno ad esempio del cellulare, perché ce l'abbiamo tutti in mano. Come si fa a lavorare senza internet? Immaginiamo una società dove non si può viaggiare. Certo, il viaggio deve in qualche modo collegarsi anche al rispetto dell'ambiente, ma noi non possiamo pensare il futuro senza questa disponibilità che ci offre il contesto rispetto ad una mobilità più spinta. Gli oggetti, la strutturazione dell'ambiente, le opportunità che io inserisco nell'ambiente, prima ancora che le prediche, gli insegnamenti, l'informazione, la predisposizione di conoscenze, questo, prima ancora di tutto questo, genera cambiamento, genera informazione, genera conoscenza. E la scuola invece è legata a un modello vecchissimo, da questa prospettiva è legata a un modello molto vecchio, la spiegazione frontale, le nozioni, le conoscenze, state buoni sul banco, non fate confusione. Dopodiché abbiamo i problemi che ci diceva la relatrice, cioè i ragazzi non sono abituati a muoversi, non sono abituati ad assumersi delle responsabilità, non sono autonomi, non riescono a fare scelte, sono fragili. Maria Montessori, cosa c'entra tutto questo in relazione alla povertà educativa? Uno degli aspetti gravi della povertà educativa è legato a questo modello che crea dipendenza, che suscita per esempio negli adulti eccessi di giudizio sulla persona, che sono negativi ma spesso sono eccessivamente positivi, e comunque sono sempre giudizi sulla persona. Questo non fa crescere i bambini e i ragazzi, e Maria Montessori aveva pensato la sua scuola partendo proprio dal disagio dei bambini. Voi lo sapete, le prime scuole erano le scuole in quartieri poveri di Roma, e lei, tutta la sua impalcatura, tutta la sua struttura, la pensò partendo dai bambini che avevano dei bisogni educativi speciali, gli ortofrenici li chiamavano una volta, no? Allora, la grande utopia era: partiamo dai più deboli, da quelli bisognosi di aiuto, da quelli che devono essere accompagnati, da quelli che sono magari non considerati dalla società, i poveri, i bambini più poveri, anche perché disabili, e costruiamo una scuola per tutti. Noi non riusciamo a strutturarci su questa mentalità. Qui si aprirebbe un discorso, ma non lo apro, come in Italia viene gestita tutta l'area dei cosiddetti bisogni educativi speciali, e di qual è la concezione ad esempio dell'insegnante di sostegno. Chiudiamo l'argomento qui, perché non è il caso di affrontarlo. L'utopia di Maria Montessori vorrebbe un po' essere l'utopia del movimento senza zaino. Noi abbiamo come punti di riferimento tre valori che dobbiamo mettere in pratica, non predicare e basta, che sono l'ospitalità. Ospitalità significa
ospitare le differenze, ma significa anche rendere, ad esempio, gli ambienti scolastici ospitali, in modo che bambini e ragazzi, sin dalla scuola dell'infanzia, pensate alla scuola dell'infanzia, guarda caso non c'è la campanella, fin dalla scuola dell'infanzia sentano questo ambiente proprio, sappiano lavorare in autonomia, sappiano di che cosa si parla, quali sono gli obiettivi e come questi obiettivi possono essere anche da loro stessi valutati. Questa è la grande utopia di Maria Montessori che noi cerchiamo di rendere pratica, ospitalità. Poi abbiamo il tema della comunità, qui anche il discorso la comunità educante. La comunità educante è uno degli aspetti fondamentali per combattere la povertà educativa, ma la comunità educante, io su questo chiodo ribatto spessissimo, può crescere e combattere la povertà educativa se si fonda sulla comunità dei docenti. Tradizionalmente le scuole, non solo nel nostro paese, sono viste come organizzazioni di professionisti che si sentono radicalmente indipendenti dagli altri, io li definisco professionisti autosufficienti. Le indagini a livello internazionale invece ci mostrano che quando le scuole, i plessi, gli istituti scolastici hanno la capacità di far lavorare insieme gli insegnanti, di far loro comunità professionale, allora hanno grandi risultati anche rispetto alle fasce deboli, anche quando si affrontano situazioni di bisogni educativi speciali. Ci sono indagini che lo dimostrano. Allora perché non lavoriamo anche sulla comunità professionale? È inutile chiedere la coesione ai ragazzi e ai bambini, siate uniti tra di voi, rispettatevi, eccetera eccetera, quando poi gli insegnanti non riescono a fare comunità. Questo è un grande tallone di Achille della scuola a livello internazionale, è una discussione che va avanti da qualche anno su questo livello, ma anche della scuola, forse in modo particolare della scuola italiana. E l'ultimo su quale mi soffermo è il tema della responsabilità. Noi abbiamo l'ospitalità, la comunità e la responsabilità, che si collega al tema dell'autonomia, come dicevo prima. Noi dobbiamo immaginare una scuola che suscita la responsabilità dei ragazzi. Qui si potrebbe fare un bel discorso sull'iperprotezione degli adulti, dei genitori, degli insegnanti, della scuola, la sicurezza, la privacy, cioè tutto quello che la società, cose bellissime, però alla fine noi creiamo una sorta di bolla di sapone intorno a questi ragazzi che non sapranno mai affrontare le sfide e le difficoltà che dovranno affrontare quando diventeranno grandi. Quindi le sfide, c'è un libro di un'americana interessante intitolato per l'appunto Lasciamoli sbagliare. Il tema della responsabilità quindi è legato al tema dell'autonomia, dell'indipendenza e della capacità di essere protagonisti dell'apprendimento, e tutto questo in un ambiente, io concluderei qui per non farla troppo lunga, in un ambiente che strutturalmente, oggettualmente è indirizzato verso questi tre valori. Grazie. Lui si dovrebbe dire, per esempio, lui aveva questa, naturalmente ci aveva questa idea di connettere insieme la mano, il cuore e la mente, che è anche questo straordinario, perché oggi noi lavoriamo nella scuola tanto con la mente, il digitale non ci fa riconoscere più la mano, il corpo, e quindi è estremamente importante questa cosa. Certo, certo, io conosco diversi insegnanti. Sì, vabbè, insomma, conosco molto bene l'esperienza, certo. Posso parlare? Sì, Paolo. Tanto ti ringrazio, Marco, Marco, ti ringrazio perché mi hai invertito un po' tutti gli studi pedagogici. Da giù. Allora, io volevo in particolare, sono assistente sociale. Scusa, ti chiedo una cortesia. Scusami se no, siccome, la mia ansia. Abbiamo un'esigenza di concludere, non di concludere che poi dopo non.
parli, avevamo bisogno di far parlare Katia. Sì, sì. Però scusate. Poi dopo lo facciamo. Allora, Katia a braccialetto, ufficio scolastico provinciale di Lucca, ma in realtà cioè, sei dell'ufficio scolastico provinciale di Lucca, ma non nell'idea generale, no, di presentare progetti e prassi, lei cosa ci racconta? Allora, CLU ha una sua proposta che è Scuola di Volo, un progetto che abbiamo già presentato, è un progetto che sostanzialmente vuole scrivere delle traiettorie per ragazzi in età, ecco, diciamo da scuole superiori fino alla maggiore età, e queste traiettorie sono pensate come? Si può fare alternanza scuola-lavoro nelle associazioni di volontariato, si può fare servizio civile in associazioni di volontariato. CNV fa servizio civile. Perché non far sì che queste esperienze non siano contigue, non siano anzi addirittura propedeutiche l'una all'altra, non siano magari coordinate con altre iniziative come progetti pensati per l'autonomia dei giovani stranieri non accompagnati, minori e ex minori, oppure o anche collegate con il tema del riconoscimento delle competenze, quindi diciamo anche per offrire ai ragazzi che fanno questa scelta anche una chance in più in termini anche di formazione professionale e non solo ecco, eroismo allo stato puro, perché ormai un giovanissimo fa veramente fatica a fare volontariato quando deve portare avanti anche la sua formazione. Questo è il progetto generale. Noi non lo volevamo ripresentare come CLU, volevamo che lo raccontassero in alcuni dettagli alcune delle persone che rappresentano enti che sono stati convocati, tra virgolette, sotto questo ombrello, perché CLU si muove così, non fa le cose direttamente, chiede a una serie, cerca di coordinare risorse, soggetti, istanze, cose già fatte. In questo caso abbiamo chiesto all'ufficio scolastico provinciale di aiutarci a scrivere quella parte di progetto che voleva così intercettare i PCTO, percorsi per le competenze trasversali, l'orientamento, con gli acronimi ormai, con la scuola, ci si fa l'abitudine col tempo. E finalizzarli a Scuola di Volo, e perciò Katia ci racconta. Allora, buonasera a tutti, mi scuso ma ho avuto un piccolo calo di pressione, quindi mi scuso con la signora se l'abbiamo interrotta, ma ho fretta di concludere, sarò molto molto sintetica, anche perché insomma parliamo da un po' di tempo, quindi magari sarebbe anche bello poi avere un feedback. Io rappresento in questa sede il provveditore agli studi, e quindi niente, mi occupo nello specifico, da 3 anni lavoro lì e sono la referente per l'inclusione. Referente per l'inclusione vuol dire che ho una grande fetta del mio lavoro che si occupa proprio del supporto alle scuole per quel che riguarda la disabilità. La disabilità, ma non solo, perché per l'inclusione in qualche maniera c'è un mondo in qualche